nel cuore del cammino di Quaresima, nella terza domenica dell'anno A, ci guida il Salmo 94, che nella liturgia ebraica, come oggi in quella cristiana, è l'apertura di ogni preghiera. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. È un invito accorato, perché il salmista sa che nel mio cuore come nel tuo esistono Meriba e Massa, i luoghi della durezza, della rigidità, della contestazione, alimentati dalla paura. È l'invito a raggiungere il Tempio dove Dio è presente e si comunica a noi. Questo Tempio è l'ascolto. L'ascolto è lo spazio interiore della presenza e della comunione con Dio, di cui il Tempio è solo un segno esteriore.